Le malattie reumatiche sono appannaggio per la maggior parte di esse, soprattutto nel sesso femminile. Questo condiziona il fatto che in un'epoca nella quale abbiamo per fortuna acquisito delle nuove strategie terapeutiche per cui i pazienti con malattie reumatiche riescono a raggiungere una buona qualità di vita, si pone il problema di avere per le donne anche una buona qualità di vita, cioè di riuscire a fare tutto quello che fanno le donne normali, a pianificare la vita familiare, a prendere la pillola quando ce n'è bisogno, ad avere delle gravidanze di successo, quindi ad avere delle soddisfazioni familiari. Queste donne devono essere anche trattate in modo particolare per quanto riguarda la menopausa, che può portare alle pazienti reumatiche dei problemi di comorbidità particolare. Tutto questo è oggetto di studio in questi tempi e per questo anche in questo congresso SIR sono state approfonditi questi temi, che devono diventare appannaggio di tutti gli specialisti che si occupano di reumatologia, appunto per l'alta prevalenza di queste malattie nel sesso femminile, e anche dei medici di medicina generale in qualche modo, che possano indirizzare le pazienti dagli specialisti che possano gestire questi particolari aspetti.